chiamo non rispondi. Io faccio lo stesso perché snobby. Ci perdiamo nelle chiacchiere e negli occhi. E lo so che quando esagero mi stoppi. Di solito messaggio con due spunte che diventano blu, però non subito. Devi solo trovare le parole giuste. Ciao, Felice Regresso, figli della merda. Come state in questo Natale bianchissimo che è appena passato? Figli della merda parte 8. Deduci da già dal disco che abbiamo fatto la volta scorsa, quei sei pezzi. Sono già tutto sudato. È veramente un problema. Sono già tutto. Volevamo fare l'altro pezzo del mixtape. Che dovevi cosa succede? Fare. No, ce l'hanno chiesto così tanti che io non ce la faccio ogni volta. Tu la faccio prima a rendermi che lottare. Veramente, avete vinto. Avete vinto. Chiudiamo voi, il canale. Chiudiamo il canale. Però, siccome siamo molto critici ultimamente su Jamie Tights, perché uno non ci piace, poi metteteci pure in mezzo il fatto della scaramuccia, abbiamo chiesto a voi di darci sei tracce che volete che noi ascoltiamo. Ovviamente l'abbiamo chiesto su Instagram, mi avete riempito di messaggi e adesso prenderò uno dei messaggi random di questi qua e faremo la reaction. 6 è il numero del diavolo perché Jamie Tights è il diavolo. Questo è perché non vogliamo assolutamente sembrare di parte o che abbiamo scelto le più brutte quando in realtà sono tutte bellissime. Bravissimo. Grazie mixtape, grazie che ci fai questi mixtape gratuiti. La prima cosa che si evince è che mi avete messo soltanto i featuring. No, grazie con i featuring. Io volevo pezzi suoi. Allora vi ricordo di lasciare like, commentare, condividere sui social la reaction per aiutarci ad andare in tendenza o perlomeno per aiutarci a levarci alle palle, che quando arriveremo a 100 miliardi di euro ce andiamo a fanculo. Non vi tagliamo. Faccio il passaporto e me ne vado in Mongolia. Bravo. Proprio. Allora, il primo che avete consigliato è Codice Pin, che Codice io la trovo. Solo featuring Car Brave. Secondo me si è fumato così tante cannette che si è scordato il pin. Scommettiamo? Andiamo avanti e vediamo cosa succede. Ignoranti in materia, non sappiamo di chi sono le produzioni. Ma si autodissa. Ah, non è male. Ah, carina. È un po' come Leone di Lernia, capito? Che prende il flow della canzone. Non è male, è molto carino. Beh, anch'io però. Non è male, non è male. Non lo so raga, io ho trovato Car Brave nettamente superiore a Jam in questo pezzo, anche come testo e come flow. Jam ha copiato il flow americano, va bene, quello che vuoi, suona perché suona un flow americano. Ma rime non è che sono rime, tutte queste rime, la solita roba, però non, cioè, ma non... Ha scritto roba peggiore, ma non è... Le cannette, nel ritornello. Sempre quello. Le cannette nel ritornello. Tematica ricorrente, vabbè, io non so cosa dire, non so più cosa dire su questa roba. Cioè, non mi va neanche più di ripeterlo che c'è. Sì, perché... le cannette. Poi cos'è che c'è scritto? Yeah. Cosa è da solo? Ragazzine, vai. Produzione di Bad Bunny, cioè del pezzo di Bad Bunny. Almeno non parla di cannette, raga. No, emo, ragazzine sedicenni. Stiamo svegli senza il caffè. Come una roccia al vento, sempre qui, chiuso in una stanza. Flow è bello, mi piace molto la cantata. Comunque sta finendo la voce oggi, Jamie Tights. Grazie a Dio. Non ne sai come ci siamo sentiti quando vivi, dopo vivi, quando muori. Balla, 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 balla. Il ritornello non mi piace. O catch per le ragazzine. Beh, penso che sarei preso proprio dall'originale. C'è da dire che comunque il testo è molto bello. Questo è bello. Non mi è piaciuto il ritornello perché sembra scritto apposta per la ragazzina che deve fare l'innamoratella della minchia. Sì, però... Il pezzo è bello. Il pezzo mi è piaciuto molto. Diciamo che se ricalca il pezzo americano come il... Il testo mi è piaciuto molto. Il testo mi è piaciuto molto. Non cazzo da dire. Niente da dire. Bello. Poi mi piace. Quando fa finta di avere la voce... Però poi la camuffa col suo grattato. Sì, che poi non si sa se è grattato vero o si sta sbocciando. Questo non l'ho ancora capito. Ma non lo so. Rossi con Vegas Jones e Knight. Ecco. Raga, soltanto featuring mi avete chiesto di guardare. Comunque raga, tra Vegas e Jamie Tights non so che mi fa più schifo a me. No, sicuramente Vegas. Strumentale di Rossi, De Migos. Non finisce più questo ritornello. Ah, brincio qua al ritornello, ok. Cazzo sai, innovativo. Vabbè, sulla strumentale di Migos. No, non sono comunisti, hanno i jeans rossi. Questo flow non mi piace, per esempio. Merda questa roba. Quella era una strofa? Sì, era inascoltabile. Catroia schifa. No, manda indietro. No.
larga. Magari ce l'hai te piccolo, Lui rappa come al solito, rappa bene. Pappa del blocco. Tutto sconvolto dalle cannette. È un pappa con la macchina da papa. Allora, dai, basta sto ritornello. Un cazzo vuoi? Bravo, bella citazione. Frate, se vado avanti finisce che verso il mare. Sto su insieme a 3D come è di Gordo. Pronto e prega, parli di me ma subito esplodo. Poi jeans rossi da sangue. Bello Night. Bello Night. Bello anche Flow di Vegas. Però mi viene a dire che si scopò una tipa con la larga. Quindi o è lui che c'ha il piccolo, o si, l'unica tipa che si è scopato è una che è andata così tanti che ormai c'ha la slabbrata. E quindi non è che hai fatto caccia grossa. O comunque non sei un gentiluomo, perché una ragazza può anche nascere col figone senza vaginone. E lui ha detto vaginone, l'hai detto bene, hai detto del, come ci sono gli uomini col grosso e sono lieto di tirarmi fuori da questa categoria. Ci sono anche ragazze con vaginone, perché devi vaginoni. Quindi Vegas non sei proprio un gentiluomo, ma poi scusami, beh, ma chi è un gentiluomo in questa vita? Andiamo subito avanti. Com'è il pezzo? Bello il pezzo di, l'unico di Night. Pezzo di Night, bello. E bello che dice che i contenuti sono sul disco, vado a sentire. Ecco, quello è bello che dici. Mamma mia. Rayman. Mamma mia. Rayman perché piange che ha finito le cannette. Cry me a river di cannette. Piangimi un fiume di cannette. Mi stavo perdendo il pezzo. Post Malone. Diceva dove vuoi tutto e che non so cosa vuole. Bello. Bravo Post Malone. Lo faccio per l'onore. A noi! Qualsiasi cosa fai non sei me. Poi della pioggia che andava a casa noi e vinceva tutto. Provarmi fuori questi sommati. Chi? Tutti soldi al fratello, ti importa quanto vendi. E di quello che siamo. Bravo Post Malone, bravo. Ma cosa devo dire? Ma niente. Il testo è bello. Qualcosa di bello c'era, cioè, faccio di tutto perché non so cosa vuole, quindi faccio di tutto. Però secondo me qua è l'80% del pezzo l'ha fatto la produzione e il flow che C'è gente che dice ringraziamo Jamie Tex che ci insegna l'importanza dei mixtape. Pensa che io non l'ho mai voluto fare perché dicevo no vabbè, ma allora prendi il beat di un altro, prendi il flow di un altro, che c***o vuol dire? No, certo, infatti. Poi non è che ci metti un'ora a scrivere un testo così, Passo con te, Lua. Fumeranno le cannette in questa canzone? Beh, sì. Voucher. Adattare il flow americano. No, ma mi ha rotto i coglioni dal tambotto. Ma non finisce più. Tutto quello che basta. Madonna, che tedio, raga. Che tedio. Io l'italiano non posso sentirlo perché mi ha veramente infastidito. Ma cos'è? Aveva paura di disfigurare, a reppare con te due. Allora ha fatto apposta la merda più merda del mondo che l'umanità potesse concepire. Come ricordo che è inascoltabile quel pezzo. È inascoltabile. Porca cazzo troia. È inascoltabile. Allora, ovviamente sono pareri personali questi, ricordiamolo sempre. Io piuttosto che ascoltare quella da lì che ha fatto Jamie Tights in questo pezzo, mi sparo nei coglioni. E poi sparo anche al gatto e uccido la mia famiglia. Sì. Prima uccido la mia famiglia e poi mi ammazzo. Però poi finisce sempre che tu cerchi di ucciderti ma ti salvi. Bravo, come il finale di The Mist. Sì. Tedua, digli qualcosa? Volevo leggere il testo. Se ti pirata la bamba buona è da Barbarossa. E stai zitto, è proprio zittissimo. È un freestyle. Però ha fatto tanti flow e tanti trick e ci sta. E la mia scimmia ha una scimitarra legata alla coda. Sembra che dipende il pirata. La bamba buona del Barbarossa, il pirata. Chi ha Barbarossa la bamba buona, quindi. Barbarossa la bamba buona è anche una scimmia con una scimitarra. Ho capito. Comunque passaci le canne che noi. No, raga, cioè pezzo di te, cioè pezzo di te maestrale, questo è maestrale, il vento di maestrale. Pezzo di te magistrale. Ah, ho capito. Bello anche la roba critica sociale sulla televisione alla fine, però è sempre nel freestyleone, va bene. Porca schifa. Comunque secondo me qualsiasi altro personaggio che passa sopra assieme a Jam su questo pezzo come guarda che Jam, sei dico a mia mamma di 70 anni, fammi una cantilena
così va avanti 15 anni. Passa la voglia di stare al mondo. Io mi sparo e mocca in un secondo. Bene. Nell'ultima. Io spero proprio di sì. Che bello. Oh, Outro mi hanno detto che c'ha gli scratch di Bassi Maestro. L'ascolto volentieri, se non altro. Ciao, se non altro. Ancora ci sto sotto. Fuori. Grande rima è lui. Chi se ne frega se la musica che fanno è finta. Ti fanno la tinta. Posso dargliela vinta. E non c'hai i capelli. Crederci come se fosse religione. Per non far sentire. Il mio pezzo preferito di Jamie Tice finora. In mezz'ora. C'era qualche disco, è vero, però allora penso a chi prende la musica, la butta nel fango. Visto che faccio ancora il rap. Vabbè, mi puoi incazzo, raga, è fighissimo il pezzo. Sogno un disco di Jamie Tice tutto così. Sì, cazzo. Jamie Tice, ti faccio la pubblicità gratis, te lo giuro. Te lo giuro. Ma se vado io in giro a portare i dischi proprio. Sì, sì. Madonna, che bomba, raga. Ma io ti capisco. Dime quattro anni fa. Grazie a Dio. Quando c'era non c'erano i club. Bravo. Quando c'era, quando non si chiamava trap, si chiamava rap. Bravo. Merda, diventerò leggenda. In faccia agli scemi che spagnolo per le sue. Bello. Minchia. Mi piace come l'ha chiusa anche. Noi siamo in silenzio e ascoltiamo gli scratch. Poi chiudiamo. Tiriamo, allora, le somme. Sì, faccio io il mio monologo finale. Perché tutte le volte che Jam fa una bella canzone io dico bella, tutti muti, Jam muto, non dice un c***o. Quando si mette a fare il c***one come tutti gli altri c***oni a cui diamo dei c***oni, che parlano di cannette, di quanti soldi costa la loro camicetta da ric***o, di fare l'eccentrico quando fino a ieri facevi tutto il marcione, anche se comunque, cioè potevi fare comunque l'eccentrico anche certo, prima, ma sceglievi il mood marcione. Quando dico le cose che non vanno bene, fa come come coi giornalisti. Ma quando dici bravo perché è bravo, tutto dovuto. Tutto dovuto, certo. Tutto dovuto. Quando fai una critica che comunque ha dei fondamenti, gli spieghi anche il perché lo stai criticando, allora poi ripeto, sempre critica personale, certo, non è che realtà è realizzata, certo. Il mondo adesso già, è quello. Già come libertà di opinione l'Italia è come i paesi del terzo mondo. Finché almeno posso dire la mia sulla musica, lasciatemelo dire. E quindi niente, Jam, non è che uno dice che non è bravo, perché quando fai i pezzi fighi non dico un cazzo. Però quando fai i pezzi di merda ti dico che è una merda. Poi sei abituato ad avere solo le lecchini intorno, certo. E sei contento di avere solo dei lecchini intorno che ti dicono minchia quanto sei bravo, quanto sei bello e quanto sei figo. Circondati di yes man e boh, va bene, contento tu e contento il tuo ego. Ma io dico, no, bene, capisco che fare 18 tracce sullo stile dell'ultimo pezzo è quasi impossibile, soprattutto quando veramente butti fuori tutti sti dischi, perché è vero, lui fa uscire un botto di dischi. Sì, ma tre quarti dei dischi che ha fatto uscire sono cannette. Gli ultimi. È bravo, è innegabilmente bravo, perché lo ha dimostrato con l'ultimo pezzo. Ma non solo con l'ultimo pezzo, sì, poi anche nei pezzi ha scritto. Sì, ha fatto dei pezzi fighi, fighissimi anche. Perché il 70% dei pezzi di Jamie Tice che ho sentito mi fa cacare e non posso dirlo. Quello perché se no ho detto che ci sono tanti pezzi che è merda e che voi idolatrate come merda. Se voi magari dite a Jam, fai solo i pezzi fighi, lui fa solo i pezzi ma fighi. Ma guarda che lei dice, lui se ne sbatte, ma sai perché tanto è più facile fare. Eh no, perché tanti qualsiasi cosa che esce dalla bocca, siccome l'ha detto Jam, deve essere bello per forza. Però facciamo finta che, come direbbe il grande Biglino, facciamo finta che noi capiamo la sua esigenza di dover produrre musica, perché a casa non fare un cazzo, fa solo le cannette. E quindi dice, vabbè raga, io sento questo beat, mi piace, voglio far uscire una roba. Legittimo. La canto, sfogo, cioè butto giù quello che viene, chi se ne fotte. Ci può anche stare che tu mi fai un mixtape così, perché ripeto, il mixtape è gratuito, però la roba che hai fatto uscire su Spotify non era tutta di gran qualità e quella è pagata, capisci? Cazzo, io se uno vuole pagare per un prodotto che gli piace, perché tanto gli piace per partito preso, va bene. Io sono sempre stato critico anche con i miei rapper preferiti. C'è gente, i ragazzini un po' più giovani che sì, ho dovuto prendermi le denunce io però prima. Sì, va per bene, carità. Mi immolerò all'altare della patria. Ripeto, non sono contro Jam che fa musica, non sono contro Jam che fa musica che non vuole. Sono contro Jam. Non sono contro Jam a che lui pensi il contrario, ma non me ne frega un cazzo. Sì, infatti. Semplicemente, se io devo dare il mio giudizio su quello che ho sentito sui 6 pezzi, 3 mi sono piaciuti e altri 3 mi hanno fatto cacare. Però quei 3 che mi sono piaciuti. I featuring mi sono piaciuti. Sì. Dove non mi è piaciuto lui? Mi sono piaciuti i featuring. Vabbè, ma allora mi ascolto solo l'artista. Però bene. Nei 3 pezzi che mi sono piaciuti erano bei pezzi. Sì. Poi io questo pezzo qua ora lo metterò. Ah, non si può mettere in playlist, cazzo, perché non è su Spotify. E allora vi consigliamo vivamente di ascoltare Jamie Tice, perché è forte, ma solo i pezzi belli e non tutti quelli di merda
che ha scritto. Ma poi ognuno faccia una sua. Ma io, il mio consiglio, il mio parere personale. Ma se non vuoi mettere sulla playlist ad ascoltarti. A me il rap fa cacare. A me piace il folk. A me fa un sai cosa che ti dico? Mettere su una playlist, Sam, quando sei con gli amici, che non devi neanche ascoltare le parole. Che tanto lo sappiamo come le ascoltano le canzoni di Jam. Sì. 30 secondi e schifano l'altra. No, metti l'altra. Ah, bella questa. Metti l'altra. Ah, bella questa. Anche nei vostra compagnia del cazzo, guardate quando ascoltate. Non avete neanche la so. Loro, per venire incontro a voi deficienti, decelebrati sedicenni di merda, fanno i pezzi sempre più corti da 2 minuti e 20. E voi, più ve li fanno corti, più li skippate prima. Io voglio che vi date fuoco al cacchio. Sì, che mi piace di più. Ciao!